Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono qua nel chiostro del liceo Foscarini di Venezia in compagnia di Lorenzo Marzomagno e di Marian Frangulian, i quali sono i rappresentanti delle public relations del Foscamun. Quindi Lorenzo, esattamente che cos'è? Cosa vuol dire essere un rappresentante delle public relations? Allora, noi appunto insieme a Cristina Mazzolin, che purtroppo oggi non c'è, ci occupiamo delle pubbliche relazioni. Le pubbliche relazioni sono uno dei pilastri dell'organizzazione Foscamun. Abbiamo appunto la raccolta dei fondi, la disposizione delle risorse materiali, la preparazione dei delegati e le pubbliche relazioni. Diciamo che il nostro ruolo si concretizza nei rapporti che intessiamo con le varie persone, personalità, autorità, stampa, giornali, le altre scuole che parteciperanno, special guest, anche l'organizzazione del programma culturale della settimana. Ecco, il nostro lavoro appunto è quello di cercare di far incassare tutto e dare un lato umano a questo progetto bellissimo, a cui ci teniamo molto. Bene, per quanto riguarda le problematiche che il responsabile delle public relations deve affrontare ogni giorno, quali sono più o meno e com'è che le affronti? Essendo noi appunto il lato umano del progetto, abbiamo bisogno di una costante collaborazione delle parti, che possono essere appunto le scuole straniere, gli ospiti speciali e le autorità. Quindi il più grande problema che spesso si riscontriamo è la mancanza di collaborazione. Però per fortuna, grazie alla collaborazione all'interno del nostro fantastico CDA, questi problemi vengono spesso risolti. Ecco, a proposito di scuole, quali sono le scuole straniere che avete invitato? Cioè, quali sono le scuole che avete invitato e che programma avete in serbo per loro? Quest'anno parteciperanno addirittura 8 scuole, Foscamun, 3 italiane e 5 straniere, 2 da Trieste, 1 di Venezia, quelle italiane, mentre quelle straniere sono una scuola americana, una scuola australiana, una scuola austriaca e una scuola spagnola, oltre che una scuola messicana che partecipa al Foscamun da ormai 23 anni. E per loro abbiamo fatto un programma culturale per la settimana che precederà l'evento vero e proprio, che sarà appunto dal 26 al 28, e visiteranno i vari siti più rilevanti della nostra città, come la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale, l'Arsenale di Venezia, le tre isole, Murano Torcello, la Peggy Guggenheim Collection e un sacco di altre attrazioni molto interessanti. Bene, e per quanto riguarda gli special guest, chi è stato invitato e chi verrà? Quest'anno abbiamo l'onore di avere ben 5 delegati da vere commissioni dell'ONU. E appunto questi delegati vengono da commissioni come l'UNICEF, l'UNESCO, il WFP, il WHO e l'UNEP. E siamo molto onorati di averli e loro indirizzeranno un discorso alla nostra cerimonia di apertura che si terrà il 26 febbraio alle 11 nella nostra chiesa. Inoltre parteciperanno anche alla cerimonia di apertura varie autorità e personaggi di rilievo della nostra città. Bene, e appunto non vediamo l'ora di vedere insomma come si realizzerà il Foscamun dal 26 al 28 febbraio e siamo molto eccitati per questo. E seguiteci su Instagram, Facebook e Twitter e relazione al GoFundMe del Foscamun che stiamo raccogliendo su un brand e insomma aspettiamo con ansia e trepidazione. Grazie e arrivederci, grazie Lorenzo, grazie Maria e alla prossima.